Ragazzi e ragazze, bentornati. Ci troviamo di nuovo qui su Pro Cycling Manager 2021, la carriera con il nostro grande amato Pipino, 21 anni, terza stagione della sua carriera in Cofidis. Ora, come vedete dal calendario in alto a destra, siamo giunti al campionato d'Italia. Siamo alla corsa che ci permetterà di metterci in mostra per la terza volta, e si spera per la volta una delle volte buone, come miglior cronoman d'Italia. Ma prima facciamo un piccolo piccolo rewind. Perché abbiamo fatto due gare, o meglio una gara che era quella la classica del Mont Ventoux e il Tour del Belgio, che hanno bisogno di un piccolo recap. Quindi andiamo a vedere come sono andate, come è andata la tappa del Mont Ventoux e com'è andata nello specifico una tappa del Tour del Belgio. Signori, siamo agli ultimi chilometri del Mont Ventoux, precisamente all'ultimo. Guardate come scappa Nairo Quintana, ma invece come Pipinho, nonostante tutto, lo va a riprendere e ci portiamo a casa una grande vittoria, ragazzi, a Mont Ventoux. Questa è una tappa registrata su Twitch, l'ho trasmessa lì, quindi se volete andare a vedere il video completo lo trovate su Twitch. Questo è solo un piccolo, piccolo, piccolo estratto. Grande vittoria, la prima in Cofidis. Ecco, ed eccoci qui invece alla prima tappa del Giro del Belgio. È una crono prologo molto corta, 6 km. Noi arriviamo con un bel più 4. Quindi do veramente tutto me stesso. Anche questo registrato in live, stesso giorno. Scusate il fiatone. Stavo facendo cose in casa. Pipino corre, corre, corre ed è quarta un secondo al primo intertempo. Ma ormai siamo praticamente addirittura d'arrivo, siamo a 2,5 km in questo momento. Diamo veramente tutto. E sul traguardo, signori e signori, Pipinho come si sarà classificato secondo voi? Gli ultimi metri? Diamo il 99% e siamo primi, signori, primi. E vinciamo la tappa. Teniamo dietro anche Matteo Van der Poel, insomma, mica, mica roba da poco. Siamo primi, ci portiamo a casa la tappa, ci portiamo a casa anche la maglia del Tour del Belgio, che poi non terremo fino alla fine, purtroppo, caso anche una caduta durante una tappa, che non ha portato altre conseguenze. Però abbiamo vinto anche qua. Grande Pipinho, seconda vittoria in Cofidis. Quindi, con queste due grandi vittorie, due grandi, con queste prime due vittorie di quest'anno, e le prime due in maglia Cofidis, ci apprestiamo a correre una corsa importante. Perdonatemi il gioco di parole. Siamo con una forma più 3, siamo in picco, perfetto, quindi grande Pipinho. Sarà una crono lunga 32 km. Eravamo quando avevo caricato, non c'era questo Renna, ma c'eravamo noi, c'era Pipinho che diceva la stessa identica cosa. Va bene, tornando indietro, sta cosa che cambia. Però è un po' stupido, vabbè. Siamo tra i favoriti, chiaramente c'è Filippo Ganna che è una spanna sopra noi, crono 84, noi 78, gli altri sono tutti lì. Tiberi non sappiamo, lui è con noi, Bettiol un poco sotto, Caruso poco sotto, Cattaneo poco sotto, Moscon poco sotto, Cianfrani non lo conosciamo. Ora, corsa 3D, rimbocchiamoci le maniche, signori, e andiamo a correre questa crono. Abbiamo una forma prevista di più 3, quindi pretendo di riuscire a ottenere un gran risultato. Ora siamo arrivati in top 10 la volta scorsa, settimi, se non ricordo male, ma potrei sbagliarmi, non ricordo. Allora, Filippo Ganna è comunque una spanna sopra di noi. Se puta caso non è in grande forma e noi abbiamo effettivamente un più 3 o anche un più 4, e le caratteristiche che vengono colpite è la caratteristica di crono, ce la potremmo fare. Vedete che ci danno obiettivo finisci tra i primi 3, ma è anche il mio obiettivo. Il mio obiettivo non è così tra i primi 3, il mio obiettivo è almeno tra i primi 5. Ne mancano un sacco, più di 100, quindi ci vediamo quando Pipinho sarà pronto in rampa di lancio. Ok, signori, eccolo qui. Pipinho è pronto, abbiamo un bel più, non si sa, ma in crono abbiamo un bel più C. Signori, oh, signori, signori belli,
Andiamo, abbiamo ben più 5. Quello che volevo è quello che volevo. Pipino ora ha in mano il suo destino, ha in mano il destino di poter portarsi veramente a casa una maglia, la maglia di campione d'Italia, che ci porteremo appresso tutte le volte che avremo una tappa a cronometro, una corsa a cronometro. Noi potremo vestire, potremo fregiarci di quel vessillo. Ora, vediamo come siamo messi. Abbiamo comunque contro veramente i migliori di sempre, praticamente, che è uno come Filippo Ganna. Vediamo, ora stiamo un po' spingendo, ho spinto un attimo per la parte iniziale, vediamo in salita, questi ci vengono anche comodo, il nostro Montagne 83 più 3, vorrei dire, è decisamente ci viene comodo. Dobbiamo spingere un po', abbiamo la barra dello sforzo un po' troppo utilizzata. Però questo è un tratto pesante che dobbiamo secondo me spingere al massimo. E siamo secondi a 12 secondi. Ok, not bad, not bad. Però come vedete abbiamo utilizzato tantissima energia. Questo potrebbe essere un grosso problema per il nostro Pipigno. Dobbiamo tirare un attimo i remi in barca. La crona è lunga, mi sono fatto un po' prendere la mano, la crona è lunga. Effettivamente non dobbiamo andare a sprecare troppa energia. Pipigno sa quello che deve fare, sa che così di questo passo non arriviamo in fondo, quindi dobbiamo tirare un attimo i remi in barca, nemmeno più di tanto, così basta e avanza. Vedo che si sta progredendo comunque bene allo sforzo, stiamo viaggiando a una media molto molto potente. Ora questo tratto in semidiscesa l'abbiamo sfruttato per recuperare lo svantaggio, diciamo, di fatica che avevamo rispetto a quanto mancasse di tappo. Ora siamo praticamente pari, possiamo riaumentare un bel 75 e spingere, perché siamo in un tratto praticamente passo pianeggiante. Passiamo primi a secondo intertempo, 21 minuti, stiamo praticamente andando a riprendere il tizio che abbiamo davanti a noi, non so chi sia. Probabilmente nel frattempo Filippo Ganna è partito. Ora possiamo permetterci di spingere un po' di più, noi ci spostiamo per non prendere la scia, giustamente 13 km all'arrivo, 5 al prossimo intertempo. Viaggiamo, viaggiamo sereni. Pipigno ha la mente sgomba, Pipigno sa quello che deve fare, Pipigno sa quello che vuole raggiungere, vuole diventare. Sarebbe un traguardo folle al terzo anno, sarebbe bellissimo al terzo tentativo riuscire a portarci a casa qualcosa di talmente importante da aver paura quasi da pronunciare. Pipigno ha quasi paura a pronunciarlo. Ma si sente con le gambe che vanno come non mai in vita sua, come non mai in vita sua. Passiamo all'ultimo, per terzo intertempo, ancora una volta. Primi signori, primi 29 minuti e 50 secondi. Io ogni tanto do un'occhiata agli intertempi, vedo che siamo scesi in terza posizione al primo intertempo, ma siamo ancora primi al secondo. Questo mi fa ben sperare, non devo però perdere di vista la barra dello sforzo che adesso è un tratto in salita. È un tratto di salita e non dobbiamo strafare. Non dobbiamo strafare. Pipino deve far andare quelle gambette pazze. Deve far andare quelle gambette pazze perché vuole un risultato importante. Ma il risultato importante si può ottenere solo e soltanto con una ottima strategia di gara. Ora qui possiamo ridurre un po' lo sforzo per evitare di finire troppo in difficoltà. Siamo ancora a primi e secondi intertempo. Mi va bene. Stiamo arrivando un po' corti, però, ragazzi. Manca 3 km, pensavo mancasse molto di più. Stiamo arrivando un pochino corti con l'energia, però. Perché questo è ancora un tratto in salita, voglio sarà un tratto in discesa. Che qui potremo, parte da adesso, e potremo sicuramente sfruttare. Esatto. Manca meno di 1 km, diamo tutto, diamo tutto, diamo tutto, diamo tutto, diamo tutto. E siamo primi, signori. Abbiamo dato un minuto a Damiano Caruso. Ora. Ora. Non ci resta che aspettare. Un per due. Non voglio fare di più. Perché ho un po' paura. Un per due. Abbiamo dato un sacco. Tibera è arrivato a 54 secondi. Dietro. Dietro. Quasi un minuto. Non è poco. Vediamo chi sta per arrivare. Siamo ancora primi ai vari intertempi. Siamo ancora primi ai vari intertempi. Filippo Ganna è dietro. Filippo Ganna è dietro. Siamo campioni d'Italia! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Cosa abbiamo fatto? Un minuto! Un minuto, signori! 53 secondi! No! Al terzo tentativo, Pipino non se lo fa scappare! Maglia tricolore!
la classifica squadra non so per quale motivo ci sia, va bene, non è che mi interessi molto, ma siamo campioni d'Italia, ce l'abbiamo fatta signori, sono felicissimo. Wow, che corsa, che crono, campioni ragazzi, guardatela qua, la maglia di campione d'Italia, ce la siamo portati a casa, sì, vamos, wow, che prestazione, quasi quasi ragazzi, no dai, facciamo così, andiamo avanti di un giorno, facciamolo insieme, è tutta un'emozione quella che sto provando, wow, grandi. Siamo affermati ragazzi, ora come crono possiamo fermare lo sviluppo della caratteristica perché sono messo veramente bene, potremmo migliorare un po' il valore di prologo che non è che sia basso ma potrebbe essere un pochino meglio, però ragazzi, campione d'Italia, ci portiamo a casa la maglia e ce la indosseremo ogni volta che ci sarà una crono. Quindi noi arriveremo alla Vuelta de España, quindi a uno dei tre grandi giri con la nostra maglia tricolore, da sfoggiare con estremo rispetto, con estremo orgoglio. Questa è invece il campionato d'Italia in linea, è sempre il solito percorso, perché il gioco non ne genera un altro. Non siamo qui purtroppo tra i favoriti, perché la tappa è collinare. L'altra volta non siamo andati malissimo, mi rendo conto che magari uno come forse come Bullerini, no, ma Trentin e Colbrelli soprattutto possono darci, e anche Ciccone possono darci veramente un grosso fastidio. Anche il nostro compagno di squadra Ulissi in Cofidis è decisamente più collinare che montagnoso, quindi questi sono grandi avversari. Facciamo così, io vado in corsa 3D, oggi ci facciamo tutto questo grande episodio, ci vediamo probabilmente al secondo strappo in salita verso la fine, è lunga 232 km, sono tantissimi, noi faremo in modo tale di arrivare quantomeno, adesso vediamo cosa ci dice, ecco, Restate con me, col campione d'Italia, ragazzi, restate con me, con Pipino, e vediamo cosa ci chiede di fare a livello di risultato. Come vedete non siamo neanche tra i favoriti ad una stella, siamo veramente, abbiamo altre caratteristiche, questi scatti collinari non ci piacciono molto. Potremmo nel futuro migliorare il valore classico collinari per poter portarci a casa anche altri tipi di tappe. Magari migliorare il tratto passista, perché veramente in pianura facciamo fatica a stare dietro ai più forti. Vediamo cosa ci chiedono, obiettivo corsa. Ah ok, ci chiedono anche di fare un obiettivo di fuga. Mettiamo un attimo tempo in pausa. Siamo liberi battitori, finisci tra i primi 30, in esposizione di fuga di 75 negli ultimi 150. Ok, il leader è Ulissi, giustamente. Noi corriamo come Cofidis, quindi ci sta. Allora, noi andiamo via. Non credo andrò in fuga, ve lo dico subito, non mi interessa molto. Voglio poter arrivare con i migliori fino in fondo. Quindi ci vediamo ragazzi in fondo, scusate il telefono, in fondo alla tappa ragazzi. Abbiamo un più uno. Poteva andare meglio. Ok ragazzi, siamo arrivati come vi dicevo a praticamente 40 km dall'arrivo. Abbiamo già fatto due degli ultimi 4 strappi. Abbiamo ricucito uno svantaggio con dei fuggitivi di inizio tappa, siamo in 97, andiamo, abbiamo ottime probabilità, siamo arrivati belli freschi, abbiamo un bel più uno, stiamo un po' ignorando quello che ci chiede di fare Ulissi, che è il nostro leader di corsa, perché va bene così, finché non correggono il bug della richiesta di gregari che non esiste in questo gioco, non intendo fare quello che vogliono fare loro. Potremmo fare uno scatto all'ultimo, veramente all'ultimo. Vediamo se riusciamo a portarci avanti. Intanto non voglio restare troppo nelle retrovie. Qui diamo un altro più perché tanto qua non scappa nessuno. Chiede appunto Ulissi di aumentare il ritmo. Qui cerchiamo col cursore dello sforzo di portarci un po' più sotto. Recuperiamo un po' di energia in questa discesa. Ne abbiamo di più di Ulissi sicuramente. Ora
Ora bisogna portarsi avanti. Facciamoci vedere dai migliori. E poi partiremo con lo scatto in salita, cercando di fregare a 20 km dall'arrivo un po' tutti. Sarà difficile, ma noi ci proviamo. Ci portiamo in avanti. Ci portiamo in avanti. Sta per iniziare ora la salita. E andiamo. Proviamo lo scatto, ho sbagliato tasto come avete notato. Vedo che in tanti provano lo scatto. In tanti hanno provato lo scatto. In tanti stanno provando lo scatto. Vediamo, noi ci portiamo davanti. Noi ci portiamo davanti in questo momento. Non serve fare tutta questa fatica. Però ci stiamo andando. Siamo in tre fuggitivi. Io ciccone con leoni. Noi ciccone con leoni. Molto bene, dobbiamo tenerli assolutamente d'occhio, sti qua, per non farli scappare. Allora, a questo punto facciamo una bella cosa. Ciccone, quante ne hai? Come noi. Con leoni, quante ne hai? Come noi. Poi loro montagna 71, come sprint 63, 69 e 60, noi busti. Ciccone poteva avere vita molto facile. Io avrei dovuto schiacciare qua il tasto dello scatto. Ahimè, l'ho miscliccato prima. Si sono orientati gli altri. O no, ne sta orientando uno. Noi proviamo a dare uno strappo. Perché non possiamo fare altrimenti. È arrivato anche Trentin. Andiamo a vedere come ha messo lui. Trentin, come ha messo? Sta molto bene. Noi rientriamo sul gruppo. Occhio, sta partendo. Noi non rispondiamo. Dobbiamo assolutamente rispondere allo scatto. Non possiamo farli andare via. Non possiamo farli andare via. Rientriamo, rientriamo di sotto, rientriamo di sotto. Siamo un po' in difficoltà per ora con lo scatto. Ok, manca 1 km. Siamo vicini. Siamo vicini, vediamo chi parte, vediamo chi parte. Sono partiti, sono partiti. Hanno sicuramente più scatto di noi. Peccato, vince Ciccone. Come era prevedibile, siamo arrivati quarti. L'obiettivo era arrivare tra i primi 30. Direi che abbiamo fatto un enorme risultato. Peccato che siamo così tanto scarsi nello scatto. È un gran peccato perché effettivamente è stato. Potremmo fare qualcosa di più, ne sono convinto. Per l'anno prossimo non ci faremo trovare così, tra virgolette, impreparati. Non posso non essere comunque soddisfatto di quello che abbiamo fatto poco fa. Perché siamo freschi campioni d'Italia e nessuno, nessuno ce lo potrà togliere. Ok, ragazzi, quindi andiamo a vedere il calendario, cosa ci propone. Ora ci propone alcuni giorni di riposo per il nostro campione. Dopodiché andremo in Austria, quindi quest'anno l'Österreich-Tour lo andremo a fare, ci hanno iscritto direttamente la nostra squadra, quindi accettiamo ben volentieri. Come dire, questa qua a Kitzbühel cercheremo di portarcela a casa, come una di queste due. Possiamo provare a portarci a casa la corsa? Certamente, assolutamente possiamo farlo. Poi abbiamo la Classic Limburg e poi abbiamo un bel vuoto che potremmo riempire con qualcosa. Abbiamo 18 punti. Allora, vediamo dopo il giro dell'Österreich cosa c'è. Il Tour de France, che per 70-65 punti non possiamo fare. Ok. La Route Wallonie non la vorrei fare. La Route d'Assas. Niente. Circuit de la Laine. Ah, questo qui mi piace. Questa è una bella salitelle. 1-2 riempirebbe questi tre buchi. E ci sarebbe per arrivare poi tranquilli e sereni alla Vuelta. Vuelta che abbiamo messo come obiettivo, che è il prossimo. Sarà un problema per l'European e World Championships, perché quest'anno faremo male qua, sicuramente, perché abbiamo un problema di preparazione, ovviamente, perché siamo un po' troppo sotto la Vuelta e arriveremo stanchissimi alla Vuelta, cioè dopo la Vuelta, scusatemi.
Quindi in calendario qua potremmo tranquillamente metterci il Circuit de la LAN, che è un obiettivo, tra l'altro, lo mettiamo volentieri, confermandolo, ok? Che è una tappa abbastanza pianeggiante questa, abbastanza montagnosa questa qui, mi piace. E questa con un bel arrivo in salita. Quindi ragazzi, dopo questo grandissimo episodio in cui abbiamo visto ben tre vittorie, abbiamo aumentato il nostro totale a 9, contando che lì dentro ci sono anche le vittorie del giro completo, se portiamo a casa la tappa di migliore della corsa. Quindi in realtà abbiamo 7 vittorie, di cui 2 giri, quello del lago cinese, quindi San, non mi ricordo più come si chiama, che è la nostra prima vittoria a un giro, e il giro di Portogallo, che quest'anno ovviamente non faremo. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo, non ve lo ricordo all'inizio, ve lo ricordo adesso, di lasciare un like, un commento e l'iscrizione al canale, siete tantissimi, continuiamo così, campione d'Italia, chissà dove ci porterà la Vuelta a questo punto, chissà a cosa potremo puntare. Noi ci vediamo presumibilmente a questo punto, direttamente, magari verso la fine del Giro dell'Österreich, per vedere com'è andata, o addirittura alla fine di questo giro, del circuit dell'EN, così che possiamo fare quell'episodio, diciamo, come ricapitolo in avvicinamento alla Vuelta, perché la prossima poi, signore, è la Vuelta d'Espagna. Ci vedremo magari la prima tappa, che ovviamente, perché punteremo a vincerla da Utrecht a Utrecht. Poi sono un po' le tappe pianeggianti, così ce le saltiamo tutte, ragazzi. Anche questa potremmo vederla già. Questa è praticamente pianeggiante, questa idem, poi ci sarà il giorno di pausa, poi il Tourmalet che vedremo sicuramente. Questa tappa potremmo anche vederla, come no, pianeggiante, pianeggiante. Queste due qua potremmo vedercele sinceramente. Poi un'altra crono, una crono con arrivo in salita, spezzare le gambe a molti. Questa potremmo anche saltarla. Questa è pianeggiante, pianeggiante. Ultima grande salita e poi l'arrivo a Madrid. 3 episodi, 4 potrebbero venirne fuori quella volta. Quindi vi ringrazio, vi saluto, un bacione e alla prossima. Ciao!